colpo di coda dell'inverno, l'Aquila questa mattina si è svegliata imbiancata. Il meteo lo aveva previsto ampiamente. La sala operativa del Comune dell'Aquila, che gestisce il piano neve, già da stanotte era attiva con l'uscita di tutti i mezzi, sia comunali che delle ditte esterne, per coprire un territorio vasto e non senza difficoltà logistiche. 21 mezzi in azione nel territorio comunale, tra quelli dell'ente e quelli privati, fa sapere l'assessore Vito Colonna. I disagi maggiori si sono registrati nelle frazioni come Camarda o Filetto e nei comuni più alti dell'Aquilano. La neve bagnata ha creato qualche difficoltà ai mezzi, nonostante il loro passaggio continuo in alcune zone più trafficate. La circolazione sulle arterie principali è stata abbastanza regolare, tutto sommato. In centro, nelle prime ore della mattinata, poche persone e poche macchine in giro. I mezzi sono regolarmente passati. Qualche lamentela è arrivata dal polo scolastico di Colle Sapone, dove un autobus è rimasto bloccato in mezzo ad una rotatoria, con tante macchine attorno anch'esse bloccate. Le scuole erano regolarmente aperte. Insomma, i disagi maggiori in prossimità delle scuole aperte e qualcosa nel centro, dove soprattutto nei vicoli più interni i mezzi non riescono a passare. Per domani, peraltro, in Piazza Duomo era prevista la festa di carnevale per i più piccoli organizzata da Mamme per l'Aquila. Attualmente non è stata annullata e in città questa mattina anche il vento ha provocato un piccolo incidente. Il 118 è intervenuto accoppito all'università per soccorrere un ragazzo che, mentre scendeva dalla sua macchina, ha visto lo sportello a causa del vento richiudersi sulla sua mano. Proteste anche dal mercato di Piazza d'Armi, dove qualche bancarella è andata lo stesso, trovando il piazzale pieno di neve, neve abbondante in montagna. Ha nevicato fitto per un po' e la coltre nevosa è subito diventata importante. Molte segnalazioni sono arrivate dai pendolari che questa mattina hanno dovuto muoversi per lavoro, che hanno parlato di situazione difficile tra l'Aquila Est e l'Aquila Ovest, in generale sull'autostrada, dove ad ogni nevicata si creano i soliti problemi, come denunciato da molti automobilisti. Prima della galleria di San Rocco in particolare, zona Torno in Parte, direzione Roma, alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in macchina, denunciando la situazione dell'autostrada, problemi che, come si diceva, si ripetono ogni volta che nevica. Le raccomandazioni sono sempre le stesse, quelle di spostarsi solo in caso di necessità e di avere il giusto equipaggiamento per le proprie vetture.